Bentrovati ancora una volta. Sono fortemente convinto che i giovani oggi non conoscono gli attori di una volta, i mitici attori come ad esempio Angelo Musco, un attore che calcando i palchi dei teatri italiani ed europei ha saputo portare per il mondo il riso, il pianto, gli impeti e gli ardori di noi siciliani, entrando nel personaggio e trasformandolo per adattarlo al testo ed anche al momento storico. E dietro questo sipario che fra poco si aprirà c'è lui che in questo momento ci ascolta, silenzioso. Lui, sì, proprio lui, nato a Catania nell'ottobre del 1871. Lui che fu il 14° figlio di un bottegaio che dopo aver provato diversi mestieri, che so, barbiere, calzolaio, forse anche muratore, a 15 anni debuttò come canzonettista in un teatrino di marionette siciliano. Lui che nel 1899 entrò a far parte della compagnia di Giovanni Grasso, mettendosi in luce per le sue notevoli capacità istrioniche e mimiche. Lui che ottenne il suo vero successo nel 1902, quando al Teatro Argentina di Roma prese parte a due lavori, uno di Capuana e l'altro di Rizzotto. E fu lui che in quell'occasione incontrò Martoglio, che proprio per lui scrisse in seguito San Giovanni Decollato e l'aria del continente. Nel 1914 Musco conobbe Rosina Anselmi, che sarebbe rimasta la sua fedele compagna d'arte. Lui che nel 1916 incontrò Luigi Pirandello, del quale nel corso degli anni fu applaudito interprete di Lumie di Sicilia, il Benedetto Sonagli, che so, pensaci Giacomino, l'Iolà, la Patente. Ma via via apriamolo questo sipario per incontrare Angelo Musco e parlare direttamente con lui. Ciao Angelo, questo che senti è l'applauso del tuo pubblico, quel pubblico che forse non ti ha mai visto, ma che forse oggi, guardando questo mio breve video, ti conoscerà ed apprezzerà. E voglio anche farti vedere quella splendida e completa pubblicazione che nel 1987 il Banco di Sicilia, quella gran bella banca che si è sciolta come neve al sole, nel 1987 dico omaggiò i suoi clienti più importanti. Un volumone di oltre 330 pagine scritto da Sara Muscarà ed Enzo Zappulla, che riporta la storia della tua vita e che riporta centinaia e centinaia di foto, nonché tutte le rappresentazioni, circa 4.200 rappresentazioni, dal 1° di marzo del 1914 fino all'ultima tenutasi a Milano al Teatro Olimpia, il 5 di ottobre del 1937. La rappresentazione era Un magnifico cappello, un giorno che ricorderai sempre, perché uscendo da teatro e tornando in albergo ci hai fatto uno scherzo che non avresti dovuto mai fare. Un colpo di testa come al tuo solito e correndo, salendo le lunghissime scale, sei salito in paradiso, dove tantissimi tuoi fans ti aspettavano. E lì hai cominciato una nuova, lunghissima, infinita tournée. Ed oggi sarai sicuramente a guardarci, assieme a, che so, a Rosina Anselmi, a Turi Ferro, a Pino Caruso, a Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, a Gigi Burruano, a Lando Buzzanca, e perché no, a Turi Pandolfini e Sara Urzì, e a tanti altri grandi attori siciliani. Ora voglio farti conoscere meglio i nostri spettatori proponendo loro alcuni spezzoni di 4 film. Tu ne hai girati ben 11. Non sto qui ad elencarli tutti, ma per quei tempi avere realizzato 11 film era veramente un successone.
Comunque, chi vuole vederli può collegarsi su YouTube alla voce Angelo Musco e lì troverà senz'altro questi film. In proposito, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, qui, cliccando qui sul simbolo in rosso sulla vostra destra, e così riceverete in anteprima tutti i video che via via faccio confluire su internet. Sono video, come sapete, di arte, cultura, storia, viaggi, curiosità, e ne ho già pubblicati oltre 370. Vi siete iscritti? Sì, bene. Torniamo quindi ad Angelo Musco, che voglio ricordare, interpretò oltre 32 testi teatrali di successo, e per proporvi ora uno dei film più belli dell'attore catanese, L'eredità dello zio Buonanima. In breve la trama: le due famiglie Favazza si contendono l'eredità di un defunto zio, e colui che si ritiene l'erede universale spende tutti i propri risparmi e si indebita per dare delle solenni onoranze al congiunto. Ma scopre amaramente che, una volta aperto il testamento, egli è riconosciuto sì come erede, un erede universale, ma con l'obbligo di tanti legati che coprono quasi tutta la somma ricevuta in eredità. Vi faccio vedere l'apertura del testamento nello studio del notaio. Lasciando questa terra di dolore, il mio ultimo pensiero lo rivolgerò al sommo Dio, perché nella sua grande misericordia possa destinare la mia povera anima assetata di cielo tra il sorriso degli angeli. Dio fa gli angeli e fra di loro si accoppiano. Maledetto se non mi lasciò niente. Silenzio, signore. Posso continuare? Immagini. Per quanto riguarda le mie sostanze, dispongo come appresso. Istituisco mio erede ed esecutore testamentario il mio amato nipote, cavalier Don Antonino Favazza. Presente! Grazie, zio! Fermare? Dopo, prima devo terminare di leggere. Sì, ma oramai è inutile, l'ha capito. Siamo d'accordo, ma devo leggere tutto, ecco. Ma insomma, io sono qui pronto a fermare. Va bene, va bene. Te la leggo Vicentino, ma... Va bene, va bene. A bagno? A bagno. Lego alla mia fedele cameriera Sara Sanfilippo la somma di lire 5.000 da pagarsi 5 giorni dopo l'apertura del presente testamento. Per me? Che cosa? La firmo. Dopo, prima devo continuare a leggere. Tutto. Ma è inutile che leggi. A bagno. A bagno. A bagno. Lego ai miei tre nipoti Sasà, Mimì, Totò, Sgamba, lire 50.000 ciascuno, da pagarsi come sopra. E fece il tuo sforzo? 150.000 lire sono sempre 150.000 lire. No, cosa fa? Mi dia piccolo. Ma non faccio scherzi. Me lascia fermare. Ma neanche per sogno, mi faccia la cortesia. Io sono il notaio. Ma io devo fermare, signora. Va bene, firmerà dopo. Ma scusi, io sono l'erede. Siamo d'accordo, l'erede è lei. Adesso... Ma se lei se mette 5 quello, 3 quello, 8 quello, lo paro. Io sono l'erede, sono responsabile. Va bene, ma mi lasci terminare la lettura, Altro film. Gattacicova. Un latifondista siciliano viene abbindolato dalla furba sorella e firma la cessione delle sue proprietà in favore di lei. Nel rimediare al grosso errore, promette a una ragazza che è rimasta incinta di sposarla, così da lasciare al nascituro il suo patrimonio. Vediamo qualche frammento. Signor Cavalieri, chi vuole che la pigli per un'attrice con quella faccia e con quel naso così? Allora lei gusto non ne ha. Silenzio. Avanti, signora. L'attrice. Signor giudice, mio fratello è un cretino. Rifiuto. Ed affermo che mia sorella è due volte cretina perché l'abbondanza c'è. Silenzio. Lei dica i fatti, non ingiuria. Non è ingiuria, signor giudice, è fatto. Mio fratello da piccolo cascò dall'albero, batté la testa in un sasso e diventò cretino. Signor giudice Cavalieri, protesto.
e la prego di farle rimangiare questo gradino. Ma davanti, signora. Nostro padre morì 3 anni fa e lasciò a lui tutta la roba. Questo scimunito sta sciupando e rovinando ogni cosa, finché si ridurrà l'elemosina. E questo non deve essere. Io chiedo che la legge lo dichiari cretino legale e metta la roba in mano ad una persona che la sa amministrare. C'è altro. Chiedo di essere io ad amministrare, essendo la sola parente di questo disgraziato. Anzitutto disgraziata è lei. E poi le faccio sapere che è nata in casa mia per una distrazione di mio padre. Sì. Bene. Terzo film, Lo smemorato. Domenico, un tipografo vessato quotidianamente dalla propria moglie e dalla suocera, persone litigiose e pignole, decide di allontanarsi da casa per trovare un po' di pace. Nella sua fuga però incontra una bizzarra signora, la signora Erminia, che immagina di riconoscere in lui il marito da poco scomparso. Domenico preferisce stare al gioco, ma solo per un po', sino a quando decide che sia ora di rientrare a casa. Eccolo, vai con vai alla regia, sì, grazie. Sì, puoi andare, grazie. Qualche spezzone del film. Bravo! Mia moglie! Queste scarpe da rincolare! Bella parata! Amata suocera! Guarda che oggi Nello deve essere libero alle 5, eh? È andato in tipografia un'ora prima, povero figlio! Che solerte, eh? Cavaliere, benvenuto Cellini. Celloni? Più abbondante. Al cavaliere aggiunga uff, ufficiale. Auguri per la commenda. Grazie. Ma mi dica un po', che gliel'ha fatta questa partecipazione mortuaria? Lei è un farmacista, anche per la sua clientela. E poi guardi, a prescindere dalla natura intrinseca del cartoncino di qualità esigua e effimera, la carta vita è de paglia. Se lei dà questo biglietto a una signora mentre si trova un asino vicino, l'asino se la mangia. Le farò vedere delle lettere proprio 900. V. W. M. N. E. Qui c'è un tunnel, doppio tunnel. Qui c'è la terrazza, dietro c'è il mare. Lei si affaccia, buon dì, buon dì. Ah, che fresco di paradiso. E concludiamo in bellezza, concludiamo con l'aria del continente. Un ricco agricoltore siciliano si reca a Roma per sottoporsi all'operazione di appendice. Nel periodo di convalescenza, trascinato da alcuni amici, si dà alla gaia vita, alla gioia, e conquista le grazie di una ballerinetta che gli svuota il portafoglio. Con lei ritorna in paese, suscitando enorme scandalo. Qualche immagine. Sei fatto bello! Come trovate? Bene, scuola, bene! Se restavo qua, caro mio, Don Mariano Berretta mi dava il foglio di via. Belle medici che abbiamo, ce ne possiamo vantare. Lombaggine, doglia colica, dilatazione di stomaco, lipoma interno. L'ha detto tutta la bestia tranne quella che era. Viva la faccia delle medici di Roma. 3 ne consultai e tutte e 3 appena mi hanno visto come fossero appattate. Pah! Dice, caro signore, lei è stato colpito. Colpito? Colpito. Sì, signore, se lei dice arrivava 48 ore dopo, a quest'ora... A quest'ora? Che a quest'ora? Chi? Luci! Si stanco, magari? No. E che piangi tu ora che tornò bello, sano? Caro signore, dice, la sua malattia è all'appendice. All'appendice? Sì, all'appendice. Lei è arrivato giusto appunto per farsi operare. Ah, e ti facesti l'operazione? Come no? L'aparatomia muta.
Mi spaccaro come un agnello e poi mi lavano l'appendicite e mi hanno ricucito come un otretolio. E uno all'ospedale? Là, ospedale, clinica privata romana sul Prenestino, un'assistenza che qua manco ve la sognate, medici, infermieri, professoroni, aiuti, monachi. Monachi, magari monachi. I monachi, i monachi che ci sono a Roma, una cosa spettacolosa. Una alla vigilia mi sarò sottospinto. Come i ciliegi, zucola. Cretino, stai zitto. Ti hanno fatto la pulizia alcolica. Mi lavaro, capito? Sì. Mi lavaro tutto, prima tutto con lo spirito, sì. Poi mi avvolsero in una bella coperta di lana e mi hanno portato nella sala operatoria. Il professore dice, lei è pronto, prontissimo, e mi spaccaro. Bene, finisco qui. Avrei ancora altri spezzoni di altri film, ma il video diventerebbe troppo lungo, quindi è il caso di soprassedere. Mentre lentamente si chiude alle mie spalle il sipario rosso su Angelo Musco, voglio solo concludere aggiungendo che Musco fu un impareggiabile attore di teatro e di cinema, un attore di altri tempi, che si creava lui stesso il personaggio senza seguire, il più delle volte, il testo scritto per lui da tanti importanti autori. Un attore che ha fatto sorridere e continua a far sorridere ancora oggi tante generazioni. Alla prossima!